stato un capodanno a teatro quello a Castiglion Fiorentino. Al Mario Spina, infatti, tornata una delle più belle favole di Natale di sempre, lo Schiaccianoci di Tchaikovsky. Lo storico balletto è andato in scena proprio la sera del 31 dicembre con la coreografia e la regia dell'aretino Gianni Santucci, uno dei nomi più importanti della danza internazionale. Io parto dai primi due che sono i veri ospiti, che sono questi due ballerini. Loro sono argentini, per me sono americani perché l'ho conosciuti a New York e con loro ho scambiato anche a lezione, abbiamo passato un po' di giorni insieme in occasione del premio che mi avevano dato a New York. I secondi due ospiti sono mia sorella, che è un ospite, una solista di Caroline Carson, e un altro ballerino sempre della compagnia di Carson, che è Loïc Saillot. Poi abbiamo una sorpresa aerea, come la chiamiamo noi, che è una danzatrice, diciamo un'acrobata locale, Valentina Marconi, e la compagnia che io invece curo è una compagnia che ha dei danzatori tendenzialmente italiani che però lavorano all'estero. Poi a questo si sono aggiunti, li ho ricercato a questa cosa, un po' anche per entrare nel territorio, delle danzatrici giovani, ancora non professioniste, locali, e alcune di queste sono venute dal coreutico, ho tenuto delle audizioni, ho scelto delle ragazze molto brave e altre di altre scuole che si sono presentate per fare delle audizioni. Con mio fratello Gianni Santucci adoro lavorare perché è una persona, un coreografo eccezionale, di una passione fuori del comune, smuove anche le montagne, le più ripide, lui le smuove, le fa vivere, le fa vibrare.